No, no. Sta in diretta. Ci vuole il microfono. No, solamente una mi allaccio a quello che ha detto Giussi prima, no? Darci una scadenza di ogni 15 giorni, so 2 anni che stiamo, ecco, vediamoci chiaro. Allora, per favore, gentili amministratori, queste domande, o anche domande più generiche che vengono fuori da quanto tempo, da noi, da altri, e purtroppo non possono essere evase qui, perché qua siamo 100 persone quando siamo tanti, 200, ma tutti gli altri stanno lontano e hanno queste richieste pressanti di chiarimento su tante cose. Per favore, si può trovare una via oltre quella dell'assemblea? Il comune risponde la sera su TV, una pagina, una mezza pagina di un giornale locale che dà informazioni e risposte soltanto questo, su statistiche generiche che possano risolvere. Grazie. Allora, scusate, Antonio, diciamo minimo. Il sindaco ci risponde. Allora, io credo che sia dovere di cortesia da parte di chi ha organizzato l'assemblea lasciare l'ultima parola al signor sindaco. Perché che lui stia qua ci fa un piacere infinito. Lui ritiene che giustamente da cittadino, ma è il primo cittadino, non è un cittadino come noi, è il primo cittadino perché noi l'abbiamo eletto primo cittadino. Ed è giusto che ci risponda lui. Due considerazioni a conclusione dell'assemblea. La concludo con un ragionamento che faceva il sindaco. Questa assemblea aveva a fondamento di se stessa il problema del centro storico. Ci sono state date delle. Anche io ho apprezzato tantissimo l'intervento dell'architetto Iacovone, che è stato assolutamente chiarificatore, anche se ha aperto ulteriori problemi rispetto alle cose da fare. Ma c'è una precisa frase che ha detto il signor sindaco che ci trova assolutamente d'accordo. Cioè non c'è solo, l'hai detto in questi termini Massimo, non esiste solo la ricostruzione della città, ma esiste il grande problema della qualità della vita delle persone. Ed è assolutamente vero, anche se sono assolutamente legati, e il motivo per cui è stata fatta questa assemblea. Le domande che sono state preparate scrupolosamente da Maria Giulia, da Eugenio, da Anna, noi stessi che li abbiamo registrati, dai tanti tecnici che non si preoccupano solo di prendere in carico Vincenzo, ma si preoccupano anche e soprattutto di dare risposte e magari, come si dice, si sbattezzano per cercare di dare risposte perché sanno che dietro a quelle risposte c'è la sofferenza delle persone, delle famiglie che stanno fuori, che stanno in situazioni allucinanti. Ecco, questo è. Noi abbiamo anche rispettato, mi sembra che di questo ce ne dobbiamo dare tutti quanti reciprocamente atto, l'invito che ci ha fatto Anna ad avere un confronto tranquillo, sereno. Giustamente ha detto Massimo Cialente, io non sto qui perché non mi sento assolutamente né su un banco dell'imputato, degli interrogati, sto qui cittadino tra i cittadini a cercare assieme a voi di dare risposte. Non a caso Massimo ci ha messo ulteriori dubbi sulle anziché darci certezze. E questo percorso, sindaco, noi lo vogliamo fare assieme a te. Non ti scordare che quando ti sei andato a rifugiare dentro al palazzo del comune, qualcuno dell'assemblea è venuto a starti vicino, ma non perché eri il sindaco dell'Aquila, non perché eri il mio compagno di scuola, perché eri il sindaco dell'Aquila. In quel momento si doveva stare vicino al sindaco dell'Aquila, che ha deciso di fare una forma di protesta in quella maniera. C'è bisogno di informazioni. C'è bisogno di informazione, c'è bisogno di informazione, abbiamo bisogno di chiarezza in una situazione che lo sappiamo che è complicata e difficile, lo sappiamo benissimo. Io l'ho detto in assemblea quando ti ostinavi a non venirci, che al sindaco dell'Aquila in questa situazione non vorrei essere manco camicia. Marina, te lo ricordi, l'ho sempre detto, per quanto è difficile la sua situazione e noi vogliamo stare dentro a questa situazione, partecipare con l'ansia, con la nostra proposta, con le proposte a questa situazione. E abbiamo detto che l'ultima data di ordinanze, Piero, è stata marzo 2011 e quindi si capisce pure perché le cose ritardano.
ma di questi ritardi non stiamo accusando nessuno, sono situazioni complicate, c'è chi lavora più e chi lavora meno a tutti i livelli, tra i parlamentari io non ho dubbi, ce l'ho davanti chi sta tirando la storia della, ma lo fa in maniera intelligente, non litiga con quello della destra, perché sarebbe tagliarsi i cosiddetti. Cerca invece di portarlo alla situazione nostra e fargli capire che sta votando per l'Aquila, per la città, per questo territorio la cosa. Ultima, la scadenza che ci è stata data la prendiamo come buona, fine giugno, strategia completa per la costruzione del centro. Noi ci diamo appuntamento già da oggi, se non è primo giugno, è fine giugno, è primo luglio, primi di luglio, e ragioniamo su questo. Abbiamo scoperto, grazie anche al chiarissimo intervento dell'architetto Iacovone, che c'è un riferimento per cui tantissimi progetti possono essere presentati, il PRG vecchio quando vuoi, ma è l'unica regola che abbiamo a cui riferirci. Abbiamo scoperto anche quindi tutto ciò che è in conformità a quella, noi possiamo mandarlo avanti. Ultima cosa, abbiamo scoperto anche che abbiamo la possibilità di un'analisi dei costi, che è quello che da sempre avremmo dovuto, come dire, cercare, ottenere, eccetera, per parlare in termini concreti anche al governo. Infine, apprezzatissimo anche da parte nostra quello che ci hai detto, a luglio comincia il tunnel intelligente a Santa Maria di Farfa, grazie per la disponibilità della sede, ma noi seguiremo a comprare scatole al massimo perché la vogliamo dal comune, comunque. Sappi che siamo abbastanza bravi da dire. Infine, gli assenti, io non ritengo che la debbano passare liscia. Ci hanno detto tramite mail che bisogna prendere un appuntamento, lo prendiamo e ci andiamo, sta qua sotto nel palazzo della regione, andiamo lì e gli ripetiamo le stesse domande che abbiamo fatto qui ai nostri amministratori e vogliamo risposte esattamente come ce le hanno date, o se non ce le possono dare ci diranno come hanno fatto i nostri amministratori. E infine io che sono il più critico, il feroce critico di alcuni atteggiamenti, sappiate che io apprezzo tantissimo la presenza del sindaco, dell'assessore, del deputato, dei consulenti in questa sede, perché è importante che ci sia il confronto, anche il confronto critico, ma non significa che siamo nemici. Io mai mi sentirò nemico del mio sindaco, e dirò di più, di qualsiasi colore sto sia, signor sindaco.